Un portafoglio completamente speciale. Ciao a tutti, sono Pasquale, bentornati su Risparmio e bentornati in un nuovo video. Qualche tempo fa ho fatto un video in cui andavo a spiegare un attimino le varie tipologie di REITs che sono presenti sul mercato e chi si ricorda, chi ha guardato quel video che magari lascerò da qualche parte in descrizione, avevo parlato anche dei cosiddetti speciality REITs, i REIT speciali, quelli che non rientrano in nessuna categoria particolare, ma vengono de definiti speciali, specializzati, perché vanno a orientarsi su alcune categorie di prodotti che non sono, diciamo, abbinabili a una categoria ben definita, perché ovviamente il REITs solitamente viene identificato più come edifici commerciali, edifici abitativi, edifici medici e così via. Oggi voglio far vedere una idea di un cosiddetto portafoglio speciale fatto solo da Speciality REITs. Ovviamente, come sempre, il disclaimer è d'obbligo qui, non si tratta di consigli finanziari, ovviamente io non farei un portafoglio solo di questi REITs, ma potrebbe essere un'idea, ad esempio, di base per crearsi un portafoglio di speciality REITs a cui magari andrebbero aggiunti altri REITs, oppure uno potrebbe anche decidere, dopo un'attenta analisi, prendere, fare pick up, stock picking di alcuni di questi REITs. Però mi farebbe piacere avere ovviamente delle impressioni riguardo ai REITs che vado a presentare in questo video. Magari lasciatemi un commento qui sotto. Prima di iniziare, come sempre, volevo ricordarvi che a breve, mancano solo 16 giorni, 5 ore e 46 minuti, arriverà l'XTB Investing Day per il 2021. 3 ore di contenuti educativi il 21 aprile con 3 speaker d'eccezione. Abbiamo Marco Casario, Mauro Caimi e Leonardo Pinna. Mercoledì 21 aprile alle 17:30, ore locale. La partecipazione è gratuita. Come sempre, XTB dà sempre un sacco di approcci gratuiti per tutto quello che offre. Ricordo che il link per registrarsi gratuitamente a questo evento lo trovate qui sotto in descrizione del video. Bene, non vi rubo altro tempo, ritorniamo al video. Prima di iniziare, ovviamente, sigla. Ormai le sigle sono d'obbligo in questo canale. Prima di cominciare, ovviamente, volevo ricordare che ogni martedì e ogni venerdì lancio video nuovi qui. Ogni giovedì c'è una live. Ogni lunedì un articolo nuovo sul blog www.risparmioinvesto.com e ovviamente, mi raccomando, io Andresco Risparmio per Instagram. Se sei nuovo sul canale, iscriviti e clicca la campanella delle notifiche. Se sei nuovo o non sei nuovo e il video è di tuo gradimento, pollice in su, così lo capisce YouTube, oltre a capirlo anch'io, perché non so chi è più importante che lo capisca, YouTube o io YouTube, dimmelo tu. Allora, partiamo da questo, facciamo una carrellata molto veloce, poi ovviamente se qualcuno vuole che io approfondisca, tra l'altro alcuni di questi video, di questi REITs sono stati già approfonditi in alcuni video dedicati, però se qualcuno vuole che approfondisca gli altri, fatemelo sapere che li andiamo a guardare subito. Andiamo subito a vedere questa carrellata di Speciality REITs. Il primo che andiamo a vedere è Gladstone Land Corporation e di questo ad esempio ci ho fatto un video. E tra l'altro, fra diciamo, l'analisi la trimestrale del mio portafoglio che è finito a fine marzo e aprile, per cui in questi primi giorni di aprile ho aperto una posizione su questa azienda, Gladstone Land Corporation. Il ticker è Land ed è uno speciality REITs quotato al Nasdaq. Di cosa si occupa? Gladstone Land è un REIT che investe in, diciamo, fattorie che sono per la maggior parte andate a avere località nelle zone più agricolturali del mercato statunitense, per cui in quelle aree che sono più incline a fare agricoltura. Praticamente vanno a gestire questi terreni che vanno andare al leasing a degli agricoltori che pagano un fee mensile, come se fosse un affitto mensile diciamo, a Farmland, a Gladstone Land, e poi ovviamente il REIT va a distribuire ai propri investitori un dividendo mensile. L'azienda ha in questo momento un dividend yield di 2,79%. È un quarter FFO di 24,28 milioni di dollari e il suo dividendo al momento è di 4 centesimi per azione, proprio un dividendo basso, ma ha raggiunto massimi non indifferenti l'azienda. In questo momento, da un anno a questa parte, ha dato un rendimento annualizzato del 58,08%. È un'azienda che mi piace tantissimo. Insieme all'altra che si occupa anche questa speciality di gestire terreni d'agricoltura, secondo me si va a investire in un settore che ovviamente può essere un boost per il futuro. La domanda di cibo è sempre necessaria e avere in mano, diciamo, i terreni da destinare all'agricoltura può essere un modo per avere una certa sorta di monopolio. Più si hanno proprietà, diciamo, di terreni da agricoltura, più si ha la possibilità appunto di gestire il prezzo del settore alimentare.
Il secondo lead si chiama Farmland Partners, anche questo è quotato al NYSE e il suo ticker è FPI, FP. In questo caso è internamente gestito come real estate, per cui come un REIT, e cerca e possiede delle fattorie nel Nord America di alta qualità, che sono necessarie per la domanda globale del cibo, soprattutto, ma anche di fibra e diciamo carburante. Per cui qui Farmland Partners va a orientare a delle tipologie di agricoltura più specifiche, più specializzate rispetto a Gladstone Land e ha un mercato più globale, nel senso che la produzione di questi terreni non va a dare, diciamo, cibo per il mercato statunitense, ma ha delle vendite più globali e questo ovviamente la pone in una posizione diversa, essendo più globalizzata rispetto a Gladstone Land. In questo momento ha un dividend yield di 1,36%. Con un prezzo che ha raggiunto il 14,85 dollari, un previous quarter FFO di 17,62 milioni di dollari e un dividendo di 5 centesimi per azione. In questo momento, alla data della registrazione del video, in un anno ha dato un ritorno annualizzato del quasi 85%. Questo REITs, per chi ovviamente guarda sempre REITs solo come la fabbrica dei dividendi, come si può vedere, danno anche degli interessanti capital gain. Il terzo REITs è molto particolare, si chiama Postal Realty Trust e in questo caso il REITs diciamo, va a fornire proprietà che vengono utilizzate dal United States Postal Service, diciamo le poste statunitensi. Il portafoglio aziendale è fatto di 272 postal properties che sono in 42, 41 stati degli Stati Uniti d'America e qui riporta anche che ha quasi 872.000 square feet, piedi quadri di diciamo pavimento calpestabile che possa essere dato in leasing. L'azienda ovviamente è un REIT tassabile e ha 404 postal properties in affitto anche diciamo al servizio postale statunitense. Ha un dividend yield più corposo, 5,14% annuo con 22 centesimi per azione e un previous quarter FFO di 3 milioni e 7. Per quanto riguarda i rendimenti, questo REIT ha dato un rendimento nell'ultimo annualizzato, diciamo nell'anno, di quasi un 19%, 18,85% e su ticker è PSTL. E questo, diciamo, è anche come specialty REIT, è uno di quei servizi interessanti perché anche questo è necessario. La posta viene utilizzata comunque da tutti, soprattutto per diciamo delle comunicazioni ufficiali. Ormai ovviamente nessuno o quasi nessuno va a spedire più lettere d'amore, spedisce fa la telefonata, fa il messaggino, però i servizi postali, la spedizione di soprattutto di packaging, per cui di parcel o di poste diciamo di lettere più o meno utili a determinati scopi giuridici o non, è comunque un qualcosa che andrà a susseguirsi e a essere necessario per il futuro prossimo. L'altro REIT si chiama Core Civic, il suo ticker è CXW, sempre quotato al NYSE, e anche questo è uno specialty REITs. Cosa si occupa di Core Civic? È un REIT diversificato per delle soluzioni di tipo governativo. E cosa fa? Cerca di risolvere alcune problematiche a livello governativo. La maggior parte delle soluzioni che provvede questo REIT sono delle Detention and Correction Management, per cui delle carceri che però sono innovative e hanno da un certo punto di vista una certa capacità di fare del saving, per cui di risparmiare soldi nella gestione di queste carceri e stanno cercando di fare crescita in questo aspetto, ma anche di crescere nel network di tipo residenziale. Quello che si chiama Reentry Center, cioè il residenziale che è rivolto alle persone che escono dal carcere e che hanno bisogno di rientrare nella società. E questo è anche un ritmo diciamo settoriale e molto interessante. Previous quarter FFO 321 milioni di dollari. Questo REIT non ha un dividendo, perché diciamo in questo momento non viene fornito ed è un REIT che è particolarmente a sconto, poi ovviamente va andato ad analizzare, come ripeto, io sto dando solo alcune idee di diversificazione. Questo REIT ha dato un meno 21-26% nell'ultimo anno, per cui si può andare a fare un'analisi di questo REIT e capire se queste perdite sono
sono dovute a delle problematiche societarie, delle problematiche del settore, o se Reddit semplicemente si è trovato in un periodo che la pandemia non ha favorito e invece può crescere nel futuro. Altro REIT di tipo correttivo GEO, di GEO Group, è questo è un investment trust che finanzia, disegna e sviluppa delle, e anche gestisce delle security facilities, dei processing center e delle community entry center. Per cui anche in questo caso si tratta di servizi correttivi, carceri, ma anche dei servizi di comunità che aiutano a fare il rientro delle persone che sono uscite dal carcere nella società, non solo negli Stati Uniti, ma anche diversificato a livello globale in Australia, Sudafrica, Regno Unito. Quindi cerca di andare a provvedere delle carceri o dei servizi, delle strutture che siano più, diciamo, di alta qualità, anche in questo caso, che abbiano delle particolarità che sono maggiori rispetto alle carceri normali. In questo caso abbiamo un dividend yield che è quasi il 12,4%, che dà un 25 centesimi di dividendo ad azione e un previous quarter FFO di 311 milioni. Anche qui il rendimento è stato negativo, per cui quello che mi aspetto di capire è che il settore, durante la crisi pandemica, ha subito delle forti perdite, però nel momento in cui si rientra nella normalità, questo meno 23% analizzato potrebbe andare a crescere, perché penso che sia stata la pandemia, perché ovviamente le risorse pubbliche in questo periodo sono andate ad aiutare o sono state maggiormente date a quelle parti che sono necessarie. Per quanto riguarda la vita di tutti i giorni, per cui i lavoratori, l'assistenza sociale per le persone disoccupate e così via. Però questo settore, secondo me, può avere una profonda crescita futura perché è uno di quei settori pubblici. Chi ha queste facilities nelle mani comunque ha una certa tipologia di monopolio e per cui potrebbe essere un'ottima idea. Ultimo REIT, VC Properties, ce l'ho nel portafoglio perché lo sai insieme a Gladstone Land. Di cosa si occupa VC Properties o VCI, dipende, col ticker VC, cerca di andare a fare sviluppo di aree destinate al gaming, all'hospitality, all'entertainment. Per cui si contrappone a quello che è la parte fisica dell'entertainment, per cui le sale giochi. VC Properties va a dare in affitto alcune proprietà fisiche a chi ha ad esempio casino online, oppure a chi ha degli alberghi con dei casino online o de diciamo delle sale giochi correlate. Un portafoglio molto ampio, è un settore molto ma molto interessante che nell'ultimo anno ha dato un ritorno del quasi 86%, come si può vedere qui. E il gaming di per sé si va un po' a contrapporre la parte delle carceri, nel senso che la gente in questo periodo aveva cercato delle scappatoie alla noia del lockdown e per cui ha fatto crescere questa tipologia di business. Un dividend yield del 4,63%, un previous quarter FFO di 435 milioni e mezzo di dollari e un dividendo per azione di circa 33 centesimi. Diciamo che questa era un po' una carrellata di quello che poteva essere la mia idea di alcune aziende che potevano far parte di un portafoglio che fosse prettamente il fatto di specialty REITs. Ovviamente non si tratta di consigli finanziari, non si tratta di un portafoglio, come dicevo all'inizio, che deve essere fatto solo di queste azioni, ma ovviamente possono essere delle idee per chi voglia andare magari a gestire un portafoglio che sia prevalentemente fatto di specialty REITs o voglia andare a fare stock picking di REITs che siano speciali di da inserire ad esempio in un portafoglio REITs più diversificato. Ovviamente questo è un consiglio finanziario solo a me stesso, perché queste sono cose che sto analizzando io, non è un consiglio finanziario per chi segue, ma posso dare degli spunti a qualcuno per andare ad approfondire alcune cose. Il video si conclude qui, ma ovviamente devo ricordare che se sei nuovo sul canale puoi andarti a iscriverti in qualsiasi momento sul canale, cliccando la campanella delle notifiche e sul tasto iscriviti. Se questo video è stato di tuo gradimento, lasciare un bel pollice in su e ovviamente fai capire in questo modo sia a me che a YouTube che questo video è stato di tuo gradimento e non posso far altro che ringraziarti per aver atteso fino alla fine, la fine di questo video, perché abbiamo finito. Ho detto fine più volte. Ci vediamo al prossimo video? Sì, spero di sì. Ciao.